Family in Action, bentornati, siamo sempre da Radical Shop Milano, storico surf, skate e snowboard shop milanese che ci fa sempre da cornice per questa stagione. Questa puntata parleremo di snowboard e daremo spazio soprattutto a un rider. Vi ricordo i nostri contatti nel frattempo che sono www.facebook.com/freestyler.crew oppure il nostro blog barra sito che è livingaction.wix.com/freestyler. I nostri sponsor per quest'anno sono ovviamente Radical Shop, Black Magic Surfboard, DC e Surfer's Den ovviamente. Ma veniamo un po' nel dunque e parliamo proprio di snowboard. Ma con chi? Con Manuel Pietropoli, benvenuto. Ciao. Come va? Tutto bene? Molto bene, molto bene. Dai, bene, come... fine della stagione, quindi un po' di relax adesso. Però non ci si ferma mai con lo snowboard, perché i ghiacciai sono sempre attivi. Infatti, un paio di mesetti di pausa e poi si riparte per Des Alpes in Francia, 2 mesi... Alla grande. Si molla mai. Beato te, no? Per fortuna sì. Senti, allora, veniamo un po' a te e parliamo un po' di quella che è la tua storia. Quando e come è iniziata la tua carriera da pro? Ok, è iniziato più o meno quando avevi 6 anni, quindi veramente esatto, in giovanissima iniziato, età. Ho iniziato che avevo quasi sei anni, che mi ha insegnato mio padre, e poi diciamo che la mia carriera da pro è iniziata che avevo 13-14 anni. A 11 anni ho cominciato a fare, 10-11 anni ho cominciato a fare i primi camp estivi con Big Camp, dove c'era Insenales ai tempi d'oro, che c'erano ancora tutti i pro italiani come Giacomo Crater e così via. E da lì piano piano sono andato a fare le prime gare in Italia e a 14 anni sono entrato come osservato della nazionale italiana e da lì via via, Coppa del Mondo, Olimpiadi e tutto quello che si va lì. Bravo, però parlando di Olimpiadi, Torino 2006, è lì che inizia un po' il tutto nelle Olimpiadi. Eri giovanissimo, eri il più giovane. Ero il più giovane di tutte le Olimpiadi, a livello come maschi ero proprio il più giovane in assoluto. 15 anni che è la minima età che puoi avere per partecipare alle Olimpiadi. Quindi è una bella esperienza, le Olimpiadi l'esperienza della Madonna, diciamo, perché ti dirò, poi Torino 2006 per me è stata proprio molto particolare come esperienza, in primis perché ero osservato da nazionale e a parte Giacomo che era nazionale con gli altri atleti in nazionale, io da osservato sono riuscito a prendere la qualifica rispetto ad altri atleti che erano in nazionale e non l'hanno presa, quindi già lì orgoglio personale a 1000. Poi da lì però un po' di casini che gli spot, essendo ci solo 4 spot per disciplina, erano già finiti, erano ceduti altre discipline come board e cose così via. Io dovevo fare a Torino in teoria solo la pipista, quindi sono andato in Corea a fare i mondiali juniores prima di andare a fare la pipista a Torino. Quando sono arrivato in Corea per fare i mondiali juniores mi chiama la nazionale, mi fa: guarda, si è liberato un posto perché purtroppo un atleta del board si era sfrantumato la schiena in una gara non so dove. Mi fa: oggi pomeriggio c'è l'aereo che torni velocemente in Italia, che sono tu quindi dalla Corea, tornare in Italia senza fare la gara, andare a Roma a fare la visita olimpica e da lì correre su Torino a fare il training, che tra l'altro avevo saltato 2 giorni di training perché tra una cosa e l'altra non ho avuto il tempo. E quindi sono stato molto sballottato qua e là e non ho avuto bene il modo di realizzare effettivamente quello che mi stava succedendo, dove ero e non avevo realizzato bene cosa veramente stavo facendo. Stavi andando a partecipare quindi per border cross? Per half pipe. Ah, ok, per half pipe. Il border cross è il ragazzo che si era fatto male, quindi aveva liberato un posto. Che era passato all'half pipe. Esatto, però. Esatto. Ok, ho capito. E quindi, che è la tua specialità. Che è la mia specialità, esattamente. E quindi sono arrivato fino alla partenza del cancelletto, quando ho detto ok, adesso è tutto is your turn, a realizzare veramente dove cavolo ero, con campanacci, casino, bordello della Madonna. E cazzarola lì, gambe, Giacomo, emozione fortissima che non ho ovviamente saputo controllare perché ero troppo giovane, ma ho fatto una cosa così importante. Però è stata comunque una bella esperienza che mi ha fatto crescere un sacco poi per le gare successive che sono andato a fare. Beh, ci sono dei professionisti che hanno addirittura un coach, un mental coach, come si dice, per la preparazione. Questo per tanti atleti è molto importante. Certo. Io per fortuna non ho mai avuto questo problema con tutte le gare che ho fatto fin da giovane, non subivo così tanto la pressione di gara, diciamo. Dai. Beh, questo è molto importante, però ovviamente a 16 anni, alle Olimpiadi, 15, hai gli occhi del mondo puntati contro, sicuramente anche per uno molto preparato mentalmente sicuramente poi non comunque è facile. Olimpiadi sai che è l'evento ogni 4 anni, l'evento più guardato al mondo da qualsiasi persona, dalla vecchietta che non capisce niente di snowboard a quello infoiato dallo snowboard, quindi ti vedono tutti quanti, quindi la pressione sicuramente è molto alta. Certo. Senti, in conclusione come ti sei classificato? In conclusione l'ho fatto abbastanza schifo, diciamo, perché ho cartellato tutte e 2 le discese,
che mi sono caduto e penultimo, poi tipo una roba del genere. Sono stato comunque tra gli ultimi classificati, ma non ho chiuso la run. Certo. Ma per me già solo il fatto di essere lì e poter partecipare con Sean White, Danny Kess, tutto che miei, erano i miei idoli comunque ai tempi, perché non ci avevo mai snowboardato insieme praticamente. Certo. Era già quello per me una soddisfazione molto, molto grande. Beh, è importante anche capire questo, perché non è da tutti poter partecipare alle Olimpiadi, no? Sicuramente. Sei tornato nel 2010, Vancouver. Esatto. Più esperto, sono passati 4 Vancouver, anni. Vancouver sta, guarda, mi è dispiaciuto un sacco per quello in piedi, perché ero veramente iper preparato, sia a livello fisico che a livello comunque di riding. Ho appena imparato from double, riuscivo a mettere giù una bella run con front 6000, took up 1000, double, 9, tutti, era tutti una trick run, abbastanza era, trick comunque che erano da finale, da messa giù la run come dovevo. E era comunque una run da top 10 super easy proprio. Certo. Purtroppo lì un po' di sfortune sono messe insieme tra il tempo che faceva schifo a Vancouver e tra 5 giorni di training ce ne hanno cancellati 3 e ne ho fatti solamente 2. Di quei 2 giorni di training pioveva, quindi invece che fare 3 ore di training mi ha fatto un'ora, quindi il feeling con padre non era al massimo. 5 giorni prima della gara ero a Park City a allenarmi, mi sono spaccato lo scafoide, quindi comunque mentalmente ho fatto la gara col gesso. Erano più fattori che certo. Non mi ha fatto essere al 100%. Errore mio, che poi la neve è un po' particolare, così ho fatto un paio di cappellate anche lì che non mi ha messo giù la run, e anche lì comunque in Olimpiade che è andata male, anche lì sono comunque tra gli ultimi in classifica. Però fisicamente e mentalmente ero veramente veramente pronto per quella gara. Purtroppo poi gli inconvenienti delle gare ce ne sono sempre tanti, e la sfortuna che abbiamo comunque alle Olimpiadi è che essendo una gara ogni 4 anni c'è la doppia faccia, come può andare molto bene, come dicono, cazzo, sei arrivato ultimo alle Olimpiadi, fai schifo. No, non è vero, assolutamente. Comunque sai, è una doppia faccia che certo. Non tutti sanno interpretare, comunque sei alle Olimpiadi. C'hai una gara, sei 2 discese, poi non è che ne hai tante. Ma poi non sei solo tu. Sei 2 discese, sei più forte al mondo, esatto. Quindi la cosa è abbastanza particolare. Però poi a volte la differenza è veramente poca anche tra tutti quanti, perché si parla allora, veramente di manciate di punti. Diciamo che comunque le run bene o male sono quelle. Certo. Sta solo a se tu fai la sbavatura in meno o la sbavatura in più. Certo, chiaro. Quella sbavatura del tipo appoggiare la manina così. Sì, chiaro. Ti fa perdere, cioè sono piccoli fattori che ti cambiano da primo a decimo, certo. Come ridere. Senti, tra il 2006 e il 2010 hai comunque fatto il tuo percorso, sì. Di gare, di contest e comunque di tutto il mondo snowboard che ti appartiene. Cosa ci puoi dire in merito a questo periodo? Guarda, ho fatto dal 2006, poi ho cominciato veramente a entrare, ma sia con gli sponsor e così via, a entrare nel team international, quindi girare sempre a fare Coppa del Mondo, US Open, le gare più importanti del mondo, a cominciare a essere invitato a queste gare, quindi comunque ero sempre a competere con Sean White, con Scottie Lago, Danny Davis, Luke Mitrani, tutta gente che conosco abbastanza bene, ho fatto 1000 gare, 1000 feste insieme. E diciamo che fino al 2010 comunque ero tante volte invitato alle gare, ma non ero ancora al top. E gli anni migliori della mia carriera sicuramente sono stati dopo il 2010, quando mi sono spostato ad allenamento Italia a Svizzera, certo. Che mi si è aperto un mondo completamente, perché comunque in Italia purtroppo non c'era una struttura, non ero seguito da persone che potevano fare questa cosa seriamente. E invece in Svizzera c'avevo allenatore, preparatore fisico e hanno un'altra visione, ski man e fisioterapista, certo. Quindi comunque una squadra che va in giro con 4 persone che ti seguono, sai già che la tua occhio e dici sono un atleta. Senti. Prima andavi in giro con una persona solo che faceva poco di niente, quindi era un po' diverso. È un po' diverso. Allora, facciamo una piccola pausa, ci andiamo a vedere un tuo video in cui fai snowboard e ci fai vedere un po' quello che sai fare. Dai, va bene. E poi ritorniamo e parliamo un po' di questa esperienza con la nazionale svizzera e poi di tutte le altre esperienze. Dai, che hai fatto. Va buona. Allora, a fra poco con Manuel Pietropoli, ci vediamo sempre a Freestyle Live in Action.
boom boom boom, that boom boom boom. That spaceship. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom pap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the black. Risale Living Action, bentornati, abbiamo visto appena questo video di snowboard che ha visto protagonista Manuel Pietropoli. Vi ricordo che i nostri sponsor sono Radical Shop, DC Shows, Black Magic Surfboard e Surfers Den. I nostri contatti sono www.facebook.com/freestyler.crew e il nostro sito / blog è livingaction.wix.com/freestyler. Manuel, torniamo a te però, andiamo un po' più di nuovo nella parte core dell'intervista, quindi dello snowboard che la fa un po' da padrona in questa stagione che stiamo dedicando un po' più puntate. Finite le Olimpiadi 2011, allenamento, come mi stavi dicendo, con la nazionale svizzera, che ti ha dato un supporto maggiore. Diciamo che da lì è cominciato il mio percorso in cui ho cominciato a fare le finali più importanti della mia carriera, con risultati maggiori, comunque dall'arrivare ottavo agli US Open a vincere a Evolution, US Open, a fare quarto a Canadian Open, quarto in New Zealand, ho fatto una marea di top 5, pochissimi podi perché mi inchiappettavano sempre alla fine, che guarda, allucinante, però comunque essere lì nei top 5 tutte le volte nelle gare con i più forti al mondo. Ho fatto sicuramente super super contento. E poi ovviamente girando con un nazionale che mi serviva e riveriva, mi seguiva al 100% in tutto quello che facevo, mi ha fatto veramente crescere, ma mi ha cambiato un sacco il modo di raidare e gli allenamenti erano molto più seri, quindi da lì è stato un progredire grazie a quello sicuramente. Qui sento stangatine. Purtroppo l'Italia mancava le persone che sapevano seguire nel modo giusto una struttura del genere, perché il problema principale è che o c'è tanti soldi e quindi c'hai tante persone come gli svizzeri che ci avevano ski man, fisioterapista, preparatore atletico e allenatore, ma se hai pochi soldi e c'è solo una persona, o fai come faceva prima delle Olimpiadi 2010, che c'avevo Robby Moresi che mi seguiva, era solo lui, però sapeva fare tutto. Certo. E quindi era bravo in tutto quanto, allora ok, ma dopo che il Radu Morese se n'è andata via, purtroppo è subentrato un altro allenatore che non sapeva fare nient'altro che l'allenatore. Cioè, hai solo quella figura lì, organizzare tutte quelle cose lì, non sapeva farle, era fatte proprio così, come si dice a noi, la batte in culet, e quindi non funzionava la cosa, sono scappato, sono andato in Svizzera e mi ha cambiato la vita. Senti, ma come funziona questa cosa? Cioè, un rider italiano può andare ad allenarsi con la nazionale svizzera? Sì, io pagavo ovviamente gli svizzeri, grazie al mio sponsor che avevo, potevo permettermi di pagare gli allenatori svizzeri a giornate, in base a quello che facevano e non facevano. Però io correvo comunque sempre per l'Italia, io rappresentavo l'Italia. Certo. Però mi allenavo con gli svizzeri, è una cosa che tu sei libero di fare come vuoi. Sì. Vabbè, giustamente, se i soldi li spendi tu, giustamente li spendi. Perché tanto devo pagare lo stesso, quindi anche se no con l'Italia devo pagare lo stesso di trasferta, quindi tanto vale che spendo una virgola in più, ma almeno c'è un servizio. Certo, assolutamente, poi vabbè, gli svizzeri sono conosciuti appunto per essere molto... precisi, esatto, quindi sicuramente andava molto bene. Senti, attualmente ti sei ritirato dalle competizioni, ti sei dedicato un po' più a un altro tipo di vita, però da poco, a febbraio, è chiuso un Backseat Triple 1600, sì, esatto. 1620, che già non è una cosa da tutti quanti, eh? In più è chiusa al primo colpo e senza allenarsi. Sì, diciamo che allora, negli ultimi 3 anni poi ho mollato il mondo gare perché vabbè, nazionale, sponsor, soldi, crisi, cavolate del genere, ho dovuto fare delle scelte. Da lì ho fatto corso maestri, sono diventato maestro e lavoro su Campiglio con The Garden e faccio quello, poi vabbè, c'è il negozio a Brescia di snowboard, il mio negozio con mia sorella LM. E faccio coincidere queste due cose, e ovviamente allenamento se ne fa ben poco, ma però quest'anno era già un po' di anni che avevo in testa questo trick, comunque molto spesso in Italia l'ha fatto solo Nicolino Dioli in 1400,
due o tre anni fa. Da lì non l'ha più fatto e secondo me se comunque preso per... fisicamente pronto e mentalmente ce l'hai in testa, ho detto boh, vado lì, lo faccio. Era da ottobre che non snowboardavo, che non saltavo. Primo try, sono andato sulla tavola, un po' revertato, rischio cartella pesante, però comunque l'ho portato a casa. E ciò vuol dire che l'Italia deve fare tanta strada ancora, perché se arriva un nonno di 26 anni che non è nonno, se pensi purtroppo a ragazzi di 15 anni che arriva secondo le Olimpiadi, io sono nonno. Certo. E gli altri ragazzi sono ancora lì che il triple non lo provano, sai, era un orgoglio personale, in più anche uno stimolo per gli altri per dire cavolo, è arrivato ancora Manuel Petropoli senza allenamento né niente e ce l'ha messo in faccia. Certo. Quindi diamoci da fare, spero. Sono cresciuti tantissimo i ragazzi italiani adesso e spero che continuino a crescere e questo mio triplo sia stato un aiuto per loro per dire adesso li pigliamo noi il nonno. Quello scopo sarebbe proprio quello, avere ragazzi che dicono mi fanno sì. Sedere. Vabbè, comunque è un bel trick, sicuramente impegnativo. È un trick comunque agli ultimi Iron Style, Yuki Kadono ci ha vinto l'Iron Style con questo trick, quindi comunque non è un trick così basic e così semplice. Decisamente, però esatto. Allora, per chiuderlo al primo colpo e senza allenarti, già da un bagaglio sì, sicuramente importante. Sono 20 anni che faccio snowboard, quindi la tavola sti piedi per me è come camminare, sicuramente. Quindi a livello su quel tratto lì ero avvantaggiato. Poi, come ti dicevo, preparazione fisica al 100%, mentalmente ero libero, non avevo più pressioni dagli sponsor di gare, menate del genere, snowboard solo per me stesso. E questo quest'anno mi ha fatto proprio fare, con pochissime giornate di snowboard, un passo fuori di testa, portando a casa questo trick qua che non avevo mai fatto, mai certo. Neanche avrei immaginato di fare, però zero pressioni, ride for yourself. Esatto. Questa è la cosa migliore. Che poi è quello che abbiamo visto adesso in sovraimpressione. Esatto. Questo trick esagerato, veramente io sì. Non riesco. Come hai detto tu prima, bisogna averlo nella testa un trick, sì. se no non lo chiuderai mai. Esatto. È così. Infatti, io non riesco ad averlo in testa, quindi non so neanche da dove partire. Infatti è stata bella quando sono passato a provarlo, perché c'era Nicolino Dioli con me, che lui l'aveva già fatto per il 1400, mezzo giro in meno, due o tre anni fa. E gli faccio, dai Nico, cavolo, fammelo vedere, dai che almeno mi dimostri che ci sto a far triple su questo salto. Comunque era un salto da 22 metri di flat, quindi saltavi 25-26, era bello grosso. Però c'è sempre il dubbio che ci stai o non ci stai. E, però non se lo sentiva e mi fa, anche lui mi fa, ma Manuel, anche se ce l'hai in testa, te lo vedi in testa, focus, vai che se non lo stompi comunque ci arrivi sopra la tavola. Certo. E da lì mi sono messo in disparte 5 minuti. Concentrazione. Salto giù e boh. Non ci penso io. Senti, dopo di questo veniamo un po' alla tua vita attuale, che comprende il negozio e le lezioni di snowboard. Esatto. Perché sei un istruttore, sei maestro e di snowboard. Quindi ti dedichi ai rider del presente e del futuro. Sì, che emozioni ti dà questo? Guarda, la corsa di tuo maestro, seguo poi il team, lo snow team di Campiglio con The Garden, che abbiamo veramente tantissimi ragazzi, molte promesse, molto giovani, così via, e mi piace molto perché trasmettere la mia passione, che poi lo snowboard è stata la mia vita ed è tutta la mia vita dopo 20 anni che lo faccio, mi appaga parecchio. E sicuramente spero, il mio obiettivo è quello l'indomani poi di fare quello che faceva Roby Moresi con me, di portare in giro ragazzini a fare gare, Coppa del Mondo, qualifiche, Olimpiadi, tutto quanto. Non si sa mai, speriamo in un futuro, adesso comincio così, sono solamente 2 anni che faccio maestro, quindi la mia strada pian piano va in crescita, certo. Adesso diventerò istruttore l'anno prossimo e vediamo. Mi piace molto, mi piace stare con i ragazzini, trasmettere la mia passione e comunque dimostrargli che non è da tutti avere comunque un maestro che fa, come avete visto poco fa, triplo 1600. Cioè, sicuramente è di ispirazione, no? Esatto. Ma tu sarai in grado di seguirlo in tutti gli iter come seguiva con te? Prima che ci fosse poi il cambiamento e che mi raccontavi. E guarda, avendo avuto quell'esperienza che abbiamo resi, io sono stato proprio abituato in quel modo lì, che a livello di organizzazione e tutto quanto, shaping delle tavole, quelle cose di preparazione, so fare tutto. Avendo poi il negozio, faccio anche preparazione in negozio delle tavole, quindi sono molto pronto su quel lato lì. Certo. E cosa che non era stato sicuramente il mio ultimo allenatore in Italia, vabbè, però non è da tutti, non è una cosa scontata da tutti. Certo.
E poi sicuramente non sono sicuro al 100% di essere veramente pronto, è una cosa che poi ti metti in gioco e vedi. Però mentalmente un po' come il triplo me lo sento, quindi... Bene, giusto, bisogna visualizzare l'obiettivo. Esatto. Va bene. Altra pausa, andiamo a vederci un altro video sempre di Mauro e Pietro Poli, ci vediamo qua fra 3 minuti per la chiusura. A fra poco. Bentornati qua con noi, sempre da Radical Shop a Milano. Siamo sempre qua con Manuel Pietropoli. Manuel, concludiamo questa puntata. Io ho letto che adesso ti sei dato un po' al surf, senso che è il tuo sport secondario. Sì, ho provato 2 anni fa grazie a Surf to Live, che mi supportano adesso, quindi posso andare a tutte le loro surf house. Certo. Sono stato a Somme in particolare, che è uno dei posti super fighi perché c'è le onde dalle piccole alle grandi. Sì, un po' per tutti, diciamo. È veramente uno sport della Madonna, è una figata. Come avevano sempre detto tutti, una volta che lo provi capisci veramente cos'è e è veramente fighissimo. Certo. Ti dà un'emozione, il fatto di non aver niente che per uno sport proprio così naturale, sei tu la tua tavola e basta. Il mare, pazzesco. I pensieri vanno esatto. Via e si pensa solo a un po' faticoso, però. Quello sì, bisogna prepararsi. Ci sta, è veramente figo. Va bene, io ti ringrazio per essere stato qua con noi. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che seguono. Ovviamente spero che sarai ancora dei nostri, magari nella prossima stagione ci verrai a raccontare un po' come sono andate poi le tue esperienze in quest'anno. Qualche nuovo rider, magari qualche altro nuovo trick, magari vediamo. Perché no, non sarebbe mica male che ci vieni a raccontare qualcosa di nuovo, va bene. E niente, per freestyler è tutto, io vi ricordo sempre che i nostri sponsor sono Radical Shop, che ci fa anche da cornice con il suo salottino, sono Black Magic Surfboard, DC Shows e Surfers Den. Vi ricordo di mettere un mi piace alla nostra pagina, che è www.facebook.com/freestyler.crew. Quindi da Danny è tutto, ci vediamo con la prossima puntata di Freestyler Living Action. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Freestyler!